Premio Festival del giornalismo di Sarnano 2021 a Manuela Moreno. Manuela è questa sera la prima delle donne ad essere premiata. Leggo la motivazione. Grazie. Che tu non conosci. No. Tra le giornaliste più apprezzate e amate del TG2 si è imposta al grande pubblico per la conduzione originale e particolarmente efficace della rubrica Post, la striscia serale di approfondimento del telegiornale di Rai 2 diretto da Gennaro San Giuliano, che l'ha lanciata in questa nuova avventura. Mai aggressiva con gli ospiti, ma sempre determinata nella richiesta di risposte chiare, Manuela Moreno ha recentemente raggiunto il 1,5 milioni di telespettatori con Post, che parte ogni sera così: non mettetevi troppo comodi, abbiamo solo 20 minuti. Consegna il premio il vice sindaco Franco Ceregioli. Questo premio, Manuela, lo esporrai in redazione o nella tua casa privata? A casa. A casa. Bene, grazie. Sulla pergamena c'è questa motivazione che abbiamo scritto io e Luca Romagnoli, quindi spero che questa pergamena sarà conservata. Certo. Mentre... È passato con la direzione di Mezzolini e non con me al TG2. Adesso aia. Non lo so. Augusto, se non mi ferma racconto tutto, perché io ho a lungo corteggiato Manuela e sono stato rifiutato, quindi ma non è vero, non è vero, non te ne sei neanche accorto. È un fallimento totale, non vengo più a fare. Manuela, hai fatto tantissime cose, al TG2 sei passata dalla cronaca, dalla politica estera, grandi inchieste, reportage, viaggi anche lunghi e impegnativi, hai anche in qualche modo vissuto situazioni non del tutto tranquille. A un certo punto, quando giovane ma ormai giornalista esperta, ti capita questa occasione Post, e che peraltro era iniziata con altre conduzioni. Sì. E il successo, è arrivato il successo che magari tanta fatica non aveva prodotto così facilmente come ti è capitato, perché tu in quello studio sei proprio come nella tua piscina della tua villa al mare, cioè sei accomoda, sei rilassata e funzioni tantissimo. Che stai provando in questo momento della tua vita? Allora, io sono sempre stata un inviato, sono sempre stata abituata a viaggiare e ha coinciso l'incarico per la conduzione di questo programma Post praticamente con l'inizio della pandemia, quindi in qualche modo mi sono sentita comunque un'inviata, perché in un momento in cui le trasmissioni chiudevano, cioè, non avevo più ospiti, ero rimasta sola nello studio, facevo dei collegamenti con dei nasi, perché ovviamente la gente non era abituata allo Skype, ho fatto collegamenti con parrucchini, con lampadari, con qualunque cosa, e abbiamo inventato comunque un'informazione per mantenere aperto questo spazio, cercando di dare informazioni che in quel momento veramente eravamo in difficoltà per come raccontare, non sapevamo neanche noi che cosa stesse accadendo e non sapevamo come raccontarlo. È stato molto complicato, dovevo rimanere solo 4 mesi perché era il mio turno, diciamo, di conduzione. Dopo aver visto gli ascolti, Gennaro mi ha lasciato definitivamente lì e sono prigioniera in quello studio in cui non posso stare sempre troppo comoda, perché lo sai bene che Rai è meglio non stare comodi, sempre un po' scomodi, no? Cioè, è meglio non sentirsi comodi. Non sentirsi comodi. Secondo te qual è il segreto di Post per questo successo? Perché fare un approfondimento in 20 minuti è più difficile che in una trasmissione di 2 ore. Ecco, come fate voi in 20 minuti a lasciare ai telespettatori la sensazione di aver realmente approfondito il tema del giorno? Guarda, non ho la presunzione di approfondirlo a pieno, però sicuramente di dare qualcosa in più rispetto al giornale e di mantenerti la curiosità per andare a cercare ulteriori informazioni, quello sì. La formula funziona perché è breve, perché ho 20 minuti e quindi non posso lasciare spazio a nessuno più di tanto, in genere ho 3-4 ospiti, non di più, e è incalzante, quindi il ritmo funziona, l'argomento in genere è quello del giorno. Purtroppo ci ha aiutato la pandemia, che la richiesta di informazione era altissima, e diciamo che in questo
studio, come dici tu, che mi sento a casa, l'ho un po' fatto mio, ovviamente essendo da sola ed essendo rimasta sola durante la pandemia, perché ero proprio sola, l'ho plasmato su di me e su di me funziona in quel modo. Ora un po' di vacanze, ti rivediamo? A settembre. Bene, settembre. Buone vacanze, buone vacanze Emanuela, grazie.